Ciao, oggi non è un video come gli altri, non è un'intervista, non è un video di viaggio o un video divertente, ma è un video di aiuto verso uno youtuber a me molto caro, Danny Lazzarin. In breve, Danny si è stancato di essere preso in giro da un altro youtuber, se così si può chiamare. Si è stancato di Domingo Poliandri, perché questa volta questo soggetto ha toccato il fondo. Abituato ormai da anni a screditare altri youtuber per avere qualche like o iscritto in più, inventandosi fantomatiche collaborazioni, trasformarle poi in mezze prese in giro alle spalle dei malcapitati. Questa volta è andato sul personale con Danny, ora vi spiego. In una sua live ha chiesto tot like, dicendo che se li avesse raggiunti avrebbe rivelato un segreto di Danny. Beh, così ha fatto. Vantandosi del fatto che in un'intervista a Danny, dopo la domanda il perché Danny e sua moglie non avessero figli, Danny si mise a piangere. Vantandosi di questo, aggiunse anche che lui il video l'ha tenuto per sicurezza. Sicurezza, ma sicurezza di cosa? Per poi magari chiedere collaborazioni in futuro? Beh, peccato che il caro Domingo non sapeva che il motivo della commozione di Danny era perché lui e la moglie avevano perso un bimbo da poco. Ma questo non è bastato a Domingo per trattenere questa sua voglia di like, svendendo le lacrime di Danny al web, nella sua live, anche se quest'ultimo aveva chiesto espressamente di non parlarne con nessuno e tagliare anche il pezzo dell'intervista, giustamente. Insomma, in parole povere, questo video lo faccio perché Danny oggi ha fatto un video dove uno, spiegava lui stesso la perdita del figlio. Due, ha chiesto espressamente di togliere l'iscrizione al canale di Domingo per chi l'avesse. E tre, perché io mi sento vicino a Danny non solo come youtuber, non solo perché a detta di tutti Danny dal vivo è ancora più buono e vero di quello che appare in video, ma perché ho vicino gente che ha perso figli e non è un argomento da trattare come ha fatto il soggetto in questione. Niente, vi lascio il link del video di Danny qua sotto in descrizione per capire meglio il tutto. E a te, Danny, mando un grosso abbraccio e posso considerarti come un secondo papà. Ciao raga, a presto!